Buongiorno ragazzi, oggi è domenica e c'è da mettere a posto tutto il camper, tutto quanto. Guardate cosa c'è. Prima di andare avanti. È un disastro, ho lasciato un disastro ieri sera. Ho lasciato un disastro. Vai con la sigla e si inizia a sistemare il tutto e si va avanti con i lavori. Questo sono le batterie che ho messo, ha ricaricato, lo posso vedere solo da qua, 14,3. Ok. Adesso devo ragionare su come mettere il controller remoto dell'inverter. Sì, vediamo. Quindi l'ho posizionato qua, vedete? Va alla stragrande. Sono passato dentro questo montante qui. Fate attenzione perché dietro c'è il canalino del riscaldamento, e sono uscito sotto di qua. E così farò anche per la corrente. Occhio quando tagliate qua, se dovete farlo, perché qui così c'è la canalina che porta l'aria calda, che sarebbe questa qua sopra, la vedete, che mi porta l'aria calda in mansarda. Ok? Quindi occhio. Allora, oggi mettiamo lo stacca batterie. Quindi allora, vediamo un po' di materiale cosa ho preso. Così almeno ho preso questa cassetta e poi vi spiegherò perché. Il suo salvavita, il salvavita, scusate, lo stacca batterie. E qualche morsetto. Quindi iniziamo con la cassetta e vi spiego cosa voglio fare con la cassetta ancora prima di aprirla. Allora, io gli farò alla cassetta il foro per far passare questo e fisserò questo sopra qua, in poche parole. Poi la cassetta, siccome devo metterla nella dinette, la fisso a terra e quando andrò a usare lo stacca batterie, che è un po' duro, adesso vediamo, solitamente sono duri da usare come stacca batterie, non è neanche tanto, no? Non mi si muove, insomma. Ok, quindi iniziamo con fare questo lavoretto qua. Allora, credo che lo staccabatterie lo posizionerò qua, perché qua ci sono le due batterie, qua ce ne sta un'altra, fa tre, e qui di traverso così ce ne starebbe un'altra che fa quattro. Quindi credo di metterlo qua così, lo staccabatterie. Mi raccomando, prima di iniziare qualsiasi lavoro,
staccate sempre la batteria. Mi raccomando. Questo è fatto, così, e così non si muove più, tanto anche se non è tanto bellino da vedere, a me non interessa perché rimane in diretta, e adesso facciamo il cablaggio, eh? Ok, il lavoro è finito e adesso vi spiego tutto quello che ho fatto. Partiamo con il controller dell'inverter. Il controller dell'inverter io l'ho fatto passare dentro. Chi ha il camper come il mio o specie modello tipo simile al mio, tra le due di NET hanno questo montante all'interno in mezzo. Dentro questo montante a me mi passa il tubo dell'aria calda della truma che va a scaldare la mansarda. Quindi ho fatto passare il filo del controller color grigio dentro di qua, sale su superi montanti, e ho messo il controller qua facendo molta attenzione quando tagliate, perché dietro c'è il tubo, potreste tagliare anche il tubo, e il controller è pienamente funzionante. Ok, dopo cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo lo staccabatterie. Questo qui ho preso una scatoletta normale elettrica, l'ho forata come avete visto. Io ho messo 4 bulloni, 4 viti con il controllato dietro. Ho preso il meno della batteria, che o meno rosso non cambia nello staccabatterie, così mi è stato detto, così ho fatto. L'ho portato nello staccabatterie, sono uscito in borsettiera dove mi porta poi tutti i servizi, quello che è, e lo staccabatterie funziona. Adesso io vi faccio vedere un'altra cosa. Io la batteria per il momento, lo stato di carica, lo posso vedere solo dal Solar Charger Control. Essendo buio fuori notte, il pannello solare non funziona e quindi mi segnala solamente lo stato di carica della batteria. Vedete? Perché è alimentato dalla batteria anche questa roba qua, oltre dal pannello solare. Il pannello solare entra e quando mi carica la batteria mi deve far vedere come la sta caricando. In questo momento la 220 non è neanche attaccata, quindi non sta caricando niente. Vi faccio vedere quello perché adesso io, staccando lo staccabatterie, mi si spegne sia l'inverter che questa lampadina qui, e andiamo a vedere se staccando la batteria arriva ancora segnale nel controller del pannello solare che mi dice che ci sono le batterie attaccate. Vediamo, eh. Perfetto, è totalmente buio come potete notare, c'è solo la lampadina del cellulare. Andiamo a vedere il controller qua. Come potete vedere, il simbolo della batteria che mi dava non c'è, perché la batteria è staccata e non porta nessun segnale qua. Automaticamente mi si è spento anche il controller. Adesso torniamo a ridare la 12 volts, eh? Ecco qua, il controller si è riacceso, vedete, ve lo schiaccio di nuovo giusto per farlo vedere. Ok, vi riapro la lampadina qua, aspettate. Ho fatto disastro, il disastro l'ho fatto, ho fatto cadere il porta lampadina, vabbè, pazienza. Ecco, ho riacceso la lampadina, quindi ho fatto il disastro, prima l'ho fatta cadere, vabbè, pazienza, e quindi è tutto funzionante. Allora adesso facciamo due chiacchiere veloci veloci. Il lavoro che ho fatto è un lavoro
abbastanza semplice, non c'è molto da fare, non c'è molto, non ci vuole molta tecnologia all'interno di queste robe qua. Però come dico sempre, ragazzi, sono lavori che faccio sul mio camper, io faccio e faccio i video per farvi vedere quello che faccio sul mio Elnag. Non dico che dovete copiare me, magari c'è qualcuno che ne sa più di me, può fare meglio, però magari un'idea di come poter fare ve l'ho data. Quindi ragazzi, io vi saluto, se vi è piaciuto come al solito iscrivetevi al mio canale, mettete un pollice e schiacciate la campanellina. Ragazzi, ciao a tutti dal Camper Vintage 90.